fate vincere la destra, fate vincere la destra. Qui il problema non è prevenire, è rimediare. La destra ha già vinto dappertutto, ragazzi, bisogna rimediare. E in un sistema dove che è prevalentemente proporzionale, ma che razza di ragionamento, voglio dire, se qualche giornalista, se è ora di finirla, perché mettiamo pure che facciamo perdere alla somma fra PD e forze di centrosinistra due o tre collegi, ma il sistema è il 70% proporzionale. Se io non vado a prendere sulla gente che non voterebbe mai PD e centrosinistra, hai voglia di collegi. Certamente questo atto di oggi, diciamo, mette il suggello a mesi di schiaffi a tutte le cose che abbiamo cercato di dire, di fare, di portare avanti. Ma uno può anche essere messo di fronte, per esempio, a un PD che coglie l'occasione per dire: effettivamente devo correggere qualcosa, perché dai dati che abbiamo la precarietà sta esplodendo, e quindi fare delle controproposte, fare delle correzioni alla nostra proposta. Noi avremmo potuto dire: ok, non è quello che vogliamo, ma abbiamo fatto un passo avanti. Cioè, non è mica mai stato un prendere o lasciare la nostra iniziativa, eh? La nostra iniziativa era ancora una volta per vedere se è possibile ripensare alla luce dei risultati. Quando tu metti 23 miliardi in nome della cancellazione della precarietà e ti trovi, dati Istat, l'ultimo anno, che i nuovi contratti 93 su 100 sono precari, cioè uno deve riconoscere che c'è qualcosa che non gira, no? Non ci sono margini per alcuna intesa, studieremo insieme a Articolo 1 e a Possibile e a tante esperienze della società civile. Credo che il 3 dicembre noi avremo, come posso dire, una grande occasione per mettere in evidenza la partecipazione del popolo della sinistra a questa nuova esperienza, e naturalmente Grasso sarà il nostro leader. Di fronte a questo atteggiamento di non disponibilità noi ne prendiamo atto. Capisco francamente perché ci si debba precludere al proseguo di un confronto che avrebbe potuto portare a un'intesa. Abbiamo discusso in questi giorni insieme a Pisapia e ai dirigenti di Campo Progressista, insieme ai Verdi, insieme ai socialisti, insieme all'Italia dei Valori, insieme alle forze cattoliche moderate, e continueremo il confronto. Voglio discutere con le forze moderate, progressiste, europeiste, ambientaliste, che hanno voglia di unire le loro energie, di lavorare insieme.